Lutto nel mondo della cultura e degli spettacoli per la scomparsa di Federico Fiorenza, 80 anni, direttore artistico e di teatro pubblico e anche di festival, regista e drammaturgo, a lungo ai vertici del Teatro Stabile d'Abruzzo. Era stato contagiato dal Covid ed era ricoverato all'ospedale dell'Aquila. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila esprime cordoglio per la scomparsa di un instancabile protagonista della vita culturale della città, del capoluogo di regione e dell'intero territorio. La morte di Federico Fiorenza, dichiara il presidente ABAC Rinaldo Tordera, lascerà un grande vuoto nel panorama culturale della nostra città. Mancheranno il suo estro e il suo intuito di anticipatore. L'Accademia di Belle Arti si unisce al dolore dell'intera comunità ed esprime vicinanza alla famiglia. E sulla morte di Fiorenza anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che lo ha ricordato come un uomo dalla personalità eccentrica e dalla grande passione per il teatro, aggiungendo che Fiorenza ha segnato un periodo vivace e intenso della cultura dell'Aquila.